A volte ci organizziamo con i migliori propositi per fare fotografia, ma contro la natura non si può competere, è una lotta impari. L'unica cosa che possiamo fare è cogliere, comunque, i lati positivi dell'esperienza vissuta. Cascate di Cornolade. Provo ad andare a vedere questo posto, è molto molto semplice e con l'occasione vado anche a testare i vari attacchi della Go 2. Adesso mi porterò giù lì, che c'è un percorso e dovrebbe darmi modo di arrivare fin giù. Estremamente umido qui, qui c'è il rischio di scivolare, bisogna stare un pochino attenti. Quindi con molta calma. Quello che voglio fare è raggiungere il fondo della cascata in modo da poterla riprendere da sotto, vediamo se riesco a fare qualcosa con l'attrezzatura fotografica che mi sono portato dietro. Cacchio, piove! Cioè, ma può essere? Si è messo a piovere, cioè un nuvolone, sta piovendo, porca miseriaccia. Adesso voglio capire se è solo una cosa passeggera o se è un qualcosa che proprio mi bloccherà. Sarebbe un gran peccato perché il posto merita. Semplice, facile da raggiungere, niente di complesso. Vediamo un po' cosa dice il tempo qua. Porca vacca, non promette bene, guarda che posto. Ho deciso di fare così, scendo con solo l'action cam e vediamo cosa riesco a combinare, perché quelle lì hanno problemi tanto anche da sbagnarsi. La 7C invece non è che vada tanto bene sul bagnato, quindi vado giù, voglio vedere un po' com'è, sperando che poi mi lasci un po' di tregua quando arrivo giù e possa fare qualche foto. Bellino, probabilmente sarebbe bello riuscire a scendere fin giù. Qui c'è un sentiero normale, va giù, ma è ripidissimo. Con la storia che è bagnato, io onestamente di fare un bagnetto non ho tanta intenzione. Continuiamo, andiamo a vedere
cosa troviamo più giù. Sto cercando di mettere i piedi sempre sul terreno perché le rocce sono bagnate tipo qua e si rischia di fare un tombolone. Qua non è ancora pericoloso perché mal che vada cado già là. Se fosse più esposto non lo farei neanche per sogno, anche se qui credo che non ci sarà più nulla di particolare. Ok, il sentiero praticamente arriva qua. Cellino, l'idea mi piaceva, andare giù lì si vedeva la cascata proprio da sotto, però troppo bagnato. E guarda, è tutto bagnato e c'è il rischio di scivolare. Quando scivoli lì vai giù e ti fai male. Peccato, ritenta, sarà più fortunato, però non mi va di rischiare. Tra l'altro si vede il sentiero solo fino a un certo punto, dopo non so se dopo c'è una piana, se cade giù, non so, quindi preferisco evitare. Piove, ancora un'altra volta pioggia. Ovviamente non ci poteva mancare la grandinata, perché adesso è fina, no, speriamo rimanga così, che non mi dà problemi. Qua non sballa, non sballa, continua a piovere, smette un minuto, ricomincia e si sta imballando un po' il tutto. Quindi io adesso mi rimetto in moto, amen. Ne verrà fuori un vlog, dovevo fare dei video vari, salta tutto, ne riparleremo. Proverò a uscire dall'altra parte, vediamo un bel giro largo se vedo qualcosa di interessante. Ed eccomi qua amici, sono appena arrivato a casa, il tempo non è stato alla mia parte, si è imballato proprio un temporale sopra i due posti dove dovevo andare. Sono venuto a casa, un'ora e mezza circa di strada, da qui si vedono le montagne ed è ancora lì tutto imballato, è brutto tempo, quindi uscita negativa. Però si può sempre imparare qualcosa. Io ho imparato due cose oggi. La prima, ho imparato, o meglio, è stato un effetto collaterale dell'aver avuto il brutto tempo, quindi non sono riuscito a fare delle riprese, però mi ha dato modo di fare un sopralluogo in sostanza su un posto che non conoscevo, quindi mi è stato comunque utile, più che imparato qualcosa, mi è stata comunque utile questa uscita. Ho capito il posto, so cosa potrò fare e saprò attrezzarmi con l'attrezzatura più adatta da portare in quel posto per fare determinate cose. La seconda cosa che ho imparato invece sta proprio nel fatto che volevo fare troppe cose. I video per Lago 2, dei video per i filtri da Freewell e dei video per i Lark 150 microfoni. Voler fare troppe cose alla fine mi stava creando più problematiche, perché ero sì con lo zaino grande ma poi avevo anche lo zaino piccolo e avevo messo dentro la roba per fare una cosa, l'altra, e poi con la GoPro, con Lago 2, con i microfoni, insomma un casino. Mi sono reso conto che mi stavo incasinando, quindi è fondamentale a questo punto rivedere un po' il programma e fare uscite specifiche per cose specifiche. Delle cose ne ho imparate anche oggi, anche se il tempo non è stata la mia parte, ho passato più tempo in strada che quello lì sul posto, però va anche così, insomma, a volte succede. Ciao amici, ci vediamo al prossimo vlog. Thank you.